never set in sun, but I'll never run. I'm a dead man walking, I'm a dead man walking. I will stay and fight as long as I'm alive. I'm a dead man walking, I'm a dead man walking. Kill till I die. Till I die. Embracing all the blood that's spilled, assassinate till my casket's filled. Annihilation for the thrill, expect more gore and violence. Accept the blackness, don't fight it, gone forever, complete silence. Evil plans to close your eyelids on a crazy spree, I'm going mad. Stop beating hearts just like that, this soul has seen a lot of bad. My future's in a body bag, this world can no longer bind me. The reaper's so close behind me, its cold breath reminds me. The shadows of death I'm will find me. Walking. Kill till I die. Hell's at my door. I'm a shadow of the man I was before. Shadow of the man. I'm a dead man walking. I'm a dead man. Before I die. Before I die. Whoa. I'll take every soul I can into the night. Oh. And kill till I die. As long as I'm alive. Kill till I die. Take them with me to the night. I won't leave till you're laying by my side. You leaving where I kill till I die. Take your last breath.
That's right. Gonna help you. Dark horse, renegade, vigilante, got it made. Rebel heart, underdog, play the part. They call me an outlaw. An outlaw. Give me your heart and I'll show you how to feel. Send me your soul and you'll know what it is to be free. We all need a deeper purpose. One that's true and bold. The only thing that could hurt us is the curse of the fool. I once knew a man. Bloody right.
Eccoci qua, buonasera a tutti e grazie per Simon per il follow. Benvenuto in famiglia, come si diceva 3000 anni fa. Come va? Tutto bene? Noi siamo appena entrati nel server, di sicuro questa sera ci saranno delle belle sorprese. Abbasso il volume qua. Ci saranno delle belle sorprese, di sicuro. Come avete visto dal titolo anche... Al piccione gli stanno venendo di nuovo dei sentori, delle cose particolari. Alcune volte rimane bloccato su sé e ascolta le parole del padre. Vabbè, è una questione vecchissima da background. Quindi come se avesse dei piccoli sogni, dei piccoli ricordi. Ho lavorato a questa cosa di 3-4 minuti, credo, tutta la mattinata. Cioè, sono ancora stanco. Per fortuna ho dormito qualche ora. E un attimo che rispondo a una cosa. E dicevo, quindi è una cosa molto bella da capire ed è molto affascinante, una cosa che non ho mai visto da nessuna parte. Mi sono fatto aiutare anche da Tonqua, quindi ringrazio Ramona che mi ha dato una mano. Anzi, è l'ispiratrice, la musa ispiratrice del piccione in questo istante. Mi ha dato una mano, una grandissima mano, quindi la ringrazio. Tonqua, anche se non mi senti, ti ringrazio infinitamente. Ramona, ti amo. Ramona, ovviamente, perché Tonqua non la conosco. Oh, cazzo. Parlavo dell'arma, eh? Ok. Ti rapiranno? Ti sequestreranno? Ti capetteranno? Secondo me sì. Andiamo. Mi stanno risolvendo una questione, vediamo se l'hanno risolta. Scusatemi. Menù animale. Cuccio, ma è piccolo.
È piccolo. Purtroppo il primo Ragnar è morto. E quindi Torino, grazie Torino. Ma è piccolino. C'è Ragnar 2, guardate. Yeah. Ma con te c'è uno scricciolo. È uno scricciolo. Sono le gioie della vita. Anche perché mi mancano i miei cani. Purtroppo ho perso due cani. E da quel giorno non ne prendo più. Anche perché è come se fossero morti due miei fratelli. Due parenti, in poche parole. Per ora vai via. Ci siamo allora, andiamo dai. Però sento male, che come cazzo è? Ah, ecco perché. Andiamo a Fragola. Vieni strunz, vai Minni. No, troppo distante. Adios. Devo farmare un botto di roba, devo portare la carne alla taverna. Purtroppo sono così indaffarato, c'ho troppi casini che il pomeriggio non riesco ad entrare, il pomeriggio o la sera presto non riesco ad entrare, quindi oggi anche perché ero stanchissimo. Come ho detto prima, abbiamo lavorato a questa piccola cosa per tantissime ore, anche perché abbiamo curato nei minimi particolari qualsiasi cosa, sperando si veda e sperando venga percepito e capito il messaggio. Molto difficile da capire, però è un po' come al solito. Avanguardia, io amo queste cose, quindi aiuto. Da vedere, dove cazzo si passa qui? Da qui? Sì. Se mi prendono i banditi mi ammazzano. Se mi piglia il Marshall mi inchiappetta. Ah, ma ieri ho sentito da John Dutton che forse non è confermato ancora, il signor Marshall Thomas Davis sia morto. Ovviamente mi dispiace tantissimo. Mi dispiace tanto, cazzo sta? Ti ho visto infame. Mi dispiace tantissimo.
No. Cattivo? Oh cazzo, è vero, avevo tante cose addosso, è vero. Troppo cattivo, lo so. Abigail, James, Abigail, James, Harry, ma dove siete andati a venire? Abigail piccola e zio piccione, Abigail, James, Harry, ecco non ci sono. Ciao, buonasera, buonasera. Non te ne andare, non te ne andare, guarda un po'. Sperando si possa vedere, perché
È giorno, bisogno della notte.
Ormai siamo rimasti da soli, non c'è più nessuno. Ramone è a casita, Miguel non c'è. James, quel bastardo con Harry, sono andati in Norvegia. Jebediah è sparito, c'è nessuno qui. Ma io non demordo, vado avanti. Apro la taverna, nel caso in cui arrivasse qualcuno, faccio come ai vecchi tempi. Lo prendo allo squarto. Adesso ci vorrebbe tanto la mia cornamusa per suonare.
Per fortuna che c'è la mia cornamusa, almeno non mi sento solo. Ecco. Audi, partner. Audi. Allora, come ce la passiamo? Fred, quest'oggi non ho visto i $20 per la stanza. Che faccio, vi spacco la faccia adesso o più tardi? Ditemi voi. Perché mi guardate così storto? Come sempre, ormai è come se foste di famiglia. Siete sempre qui a sorseggiare una birra accompagnato da un bel sigaro. Ricordatevi che sia il fumo che l'alcol fa benissimo. Ecco. Allora vi aspetto più tardi. Mi dovete $20 per quest'oggi. Audi, partner. Manca la signorina. Salve. A proposito, signor Fred, gentilmente potreste andare. Cosa? Che avete da dire? Anyway. Put the socket. Allora, dicevo, gentilmente potreste andare, non lo so, in giro per le contee. Cosa? Esagerato. Ah, well. Dicevo. Ancora. Va bene così? Allora. In che senso? Guarda che t'ammazzo, bastardo. Dicevo, potresti andare in giro a urlare che la taverna dal piccione è aperta? Dopo vi do un bel, diciamo, un penny. Accordo fatto. Grazie mille. Per rompicoglioni. Dottore, anche voi siete sparito? Dottore? Non c'è nessuno. Anche i dottori sono spariti. Tutti in vacanza. Oppure per un viaggio senza ritorno. Vorrei tanto andare in vacanza e non tornare più. Ma io non demordo.
Sto aspettando la notte, perché se non arriva la notte non vi posso far vedere quel sogno particolare. Dura 3 minuti, da capire della storia del piccione. Piccione da quando era piccolo, quindi si vedranno in immagini, in animazioni, tutto l'excursus del piccione. Piccione piccolo, piccione adolescente, e quindi diciamo è anche... Che cazzo ho fatto? Il piccione adulto, fino ad arrivare non ai giorni nostri, ma questo lo faremo un po' alla volta, giorno dopo giorno, un po' alla volta, gradualmente. Red, mi avete lasciato i $20? Eh? A proposito, Skull. Sta piovendo, alleluia. Io amo la pioggia. Che bello. Chi è in chat che non mi ha salutato e che io non conosco? A proposito, nel caso in cui ci fosse qualcuno che non mi conoscesse, sono il piccione. Sono un giocatore medio-basso di roleplay, non valgo un cazzo, quindi non aspettatevi più di tanto. Non qui. C'è qualcuno che mi saluta? Che come al solito, parlo da solo ogni volta. Ah, è prima venuto Banni, quindi se n'è andato. Banni, un mal di testa. Oh, mi dispiace. Non sta sempre al PC. PC rovina la gente. Ciao, buonasera. Hola. Uè, Banni, com'è? Ho letto che hai mal di testa, ma non sta sempre al PC. Fa male, su. Vai in giro a spaccare le paperelle. Vive o morte, basta che respirano. Non so poi quanti anni hai. Rimanere ore e ore e ore dietro al computer non fa bene, te lo posso assicurare. Ho visto che oggi ti hanno tirato le orecchie per 2 volte, non una. Io non è che ti voglio dire, però, cioè, che cazzo hai fatto? Che cazzo hai combinato? Vabbè. Poi me lo dici in privato. E che cazzo? Ehi, non te ne andare, eh? Non ve ne andate tutti quanti. Siamo in pochi, siamo anzi 2 gatti, più di mezzo gatto. Sto aspettando la notte, poi dopo vedremo il sogno del piccione. Come dicevo, alcune volte il piccione rimane in trance, come se... Ma all'epoca era la questione della maschera, e quando indossava la maschera collassava per terra, e come se si mettesse in contatto con le creature della notte, i vampiri, morti, i non morti, lo sappiamo. Diciamo il fantasy su Red Dead Redemption, una questione vecchia di 2 anni, non di 2 mesi, però vabbè. E invece adesso no, sente alcune volte, sente sempre il padre che lo chiama, sente sempre delle vocine particolari benigne, diciamo, e benevole, e quindi è come se sognasse. Ed è molto difficile far capire in live, ovviamente in roleplay, cosa veramente una persona stia sognando. Quindi ci siamo inventati, Ramona, ci siamo inventati sta cosa. Io l'ho proposta 3 anni fa, lo facevo su Imperio con i green screen, ma qui non abbiamo i green screen, quindi una questione vecchia. Hola Ramona, buonasera Ramona. Tutto bien. Te invece? Ma sei da sola? Diciamo che mi ha accompagnato qualcuno, che però ha preferito poi andarsene. E chi sarebbe? Vediamo se indovini. È Mattias. No. Marmotta. Vale. Ecco, ha fatto bene secondo me. No, smettila, per favore. Nel senso che ha preso la sua decisione giusta, secondo me è giusta. Perché non sarebbe venuto qui? Ce l'ha con me ancora? Ah, questo è sicuro. Perché cosa avrei fatto di nuovo? No, diciamo che di nuovo non c'è nada di nada. Sicuro c'è qualcosa di vecchio. Però, ora, diciamo che doveva andare a caccia. Di uomini? No, è andato a caccia. A caccia di animali.
Ho visto, ma che cazzo hai fatto? Dimmi, cos'hai fatto? Diciamo che mi sono svegliato poco fa, qualche ora fa. Subito dopo ti ho mandato... A proposito, ma perché non scendi dal cavallo? Ah, perché così almeno sei più alta. Dai, così mi puoi dare un bacino. Lo faccio, mi levo il cappello? No. Allora scendi. Mamma mia. Ecco. Ah, a proposito. Ah, ti dovevo dare una cosa, aspetta. Sì. Ma che combinato? A proposito, aspetta un po' che non mi puoi dare nulla perché ho le tasche piene, arrivo. È vero, devo lasciare un casino di materiale perché... Ramona! Ma perché hai fatto così? Mi ha dato un calcione! Ecco, io l'ammazzerei! Ma dove è andato? È andato in acqua! Io aspetto i vostri soldi, bastardo! Infatti ho 200 di materiale, cioè devo vendere un botto di roba. C'è un botto di roba. Devo vendere della roba. Questo qua. Questo lo metto qui per ora, ma mi serve un cazzo. Sul grasso di maiale non ci si fa nulla. Stessa cosa il carne di maiale, ma mi divertivo. Ho divertito più che altro. Queste ci servono. Che è questo? La polpa? Dopo gliela do. Non credo gli serva. Sono conciata. Sì. Oh, caspita. Mi dispiace, hai bisogno di un tonico, hai bisogno di qualcosa. Mira come sono conciata. Guarda, mira. Ma mira, sono tutta sporca. Sto mirando. A proposito, mio amore, guarda che su ho cambiato gli asciugamani. Potresti farti un bagno? Grazie, ora vado. Ti puoi passare. Dimmi. Quello cosa? Che ti ho portato? Sì, dipende cosa mi hai portato. E ti ho portato una cosa che a chi ti serve sicuramente, perché di queste cose ne ho tantissime. Sì? Ora te le ho portate perché penso che a te ti possono servire. Ah, ok, grazie. Va bene. A dopo. Grazie per essere passato. Grazie mille. Attenzione che se rompono. Ma io le manine di una fata. Sicuro. Sì, benissimo. Penso che ti possano servire, no? Sì, grazie mille. Al massimo le faccio strapazzate o in padella. Fate come ti pare. Le puoi anche bere così, sai? Ah, sì? Vale, di solito se prendono si fa un bocchettino e poi dopo si bevono così. Quai sono i freschi, se puoi fare questa cosa. Ti dico la verità, sono tradizionali su queste cose. Le uova. A me piace la carne con un po' di contorni come patate, fagiolini, dei piselli. Anche a me come piace la carne, ma un uovo alla mattina fa benissimo. Sì? A proposito, hai fatto colazione? Ti posso preparare qualcosa? Hai fatto colazione? No, non hai bisogno davvero. Sei a posto. Sicuro? Mm-hmm. Oggi ho fatto tantissimo lavoro, veramente. Penso di aver fatto di tutto. Mi manca, non so che cosa mi manca fare, cioè veramente. Amarmi. Vado a lavarmi. Io non lo so. Io lo faccio a posto. So di essere un bastardo, però ce la farò. Allora, adesso facciamo una cosa, ci mettiamo qui.
Vediamo. Qual era? Porca troia, qual era? Ah, ecco. Piacere. Stai ascoltando? È da un bel po' che non te la suonavo. Bene. Vorrei tanto cantare, ma non lo faccio. Perché? Rovinerei. Sai che non so cantare. Potresti cantare tu, no? Beh, diciamo che bisogna scrivere le palabras. Da mesi che te lo chiedo. Ho capito. A proposito, ti devo far vedere una cosa. Scusami un attimo, se tu decidi di comporre una canzone devi fare la musica e devi fare anche comunque le palabras. Dun, 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 dun. Ok, smetto che è meglio. Perché? Ecco qua, diciamo che
sono arrivato fino a questo punto, poi dopo non so che arpeggio fare, che riff fare, non lo so. Ho capito. Ma cos'è che mi dovevi far vedere, scusa? Andiamo fuori, vieni, vieni, vieni. Prendi l'arma. Sì? In che senso? Prendi il fucile, qualcosa. Però, perché? È arrivato qualcuno? No. Allora, perché devo prendere il fucile? Ah, ora va bene. Ah, ok, capito, sì. Era incastrata la chitarra. Esatto. Perché è troppo piccola. Non volevi lasciare la chitarra. Sì. Certamente che dico proprio la gentilezza del tipo, prego, passa. Sì. Nada, è vero. Ah, prego, passa. No, diciamo che adesso mi sono imposta, visto che mi stavi schiacciando contro il muro. Ma non lo faccio apposta, Ramona, lo sai benissimo. Non ho mai... Allora fermati, sì. Perché mi schiacci, io sei piccola. Questo l'ho capito. Ti ricordi quando ci siamo visti? Sei stata tu ad insegnarmi, anzi, lo stai facendo ancora con la gentilezza, io non ho mai... capito cosa sia, però vabbè. Ora sei diventata gentile, da quando? No, mi stai da sempre. Mio amore, vieni qui per cortesia. Fred, stai zitto tu. Dimmi. E vieni qui un secondo. Per chi? Piacere. E vieni qui, a chi? E dimmi. E un attimo. Ecco qua, questo è tuo. Ma come piccolo? È piccolino, è il fratello di Ragnar. Ragnar, vai da mamma. Hola, perro. Ecco, si chiama Ragnar. Ragnar, fai il bravo. Che fantasia. Lo so, diciamo che questo è Ragnar con due R finali. Non è stata perro. Colpa mia. Sì. Perro, sei troppo bello. Hai visto? È troppo lindo, veramente. Piccolino, ha detto che il fratello è scomparso al momento. Anche perché... sì, però è piccolino al momento. Se hai qualcosa, qualche bistecca, gliela puoi anche dare. Ciao, buonasera, buonasera, Stone. Lui mangia le bistecche, mangia la carne, sì, ovvio. Anche le uova, anche perché ricordati che il guscio di uovo fa bene al pelo e anche alle unghie. Ho capito. E ai denti? Sì. Invece le ossa puliscono i denti e fortificano la dentiera, in poche parole. La dentatura, non la dentiera. La dentatura, volevo dove dire. Dove vai? Vieni a chi? Ecco, vedi? Però abbaia come un cane gigante. Hai visto? Fatti rispettare. Vai, Ragnar, perché è andato lì? Ah, non lo sapevo perché. Perché sei andato lì? Vieni a chi? Ragnar. Ragnar. Mio amore, mi devo assentare 3 minuti, è notte. Ah, ho capito. Vado un attimo verso la casa di Ingrid. Tu rimani, vuoi andare via? Io? No, Ragnar. Ah, Ragnar, vieni conmigo, vieni. Ecco, mio amore, ci vediamo tra qualche minuto, va bene? Vale. Ciao, buonasera, buonasera. Allora, è arrivata notte, non andate via, perché come dicevo, adesso al piccione gli stanno venendo in mente i ricordi. Ho sbagliato. Of the thrill of plunder, pull to
C'è ancora? Ancora la pubblicità? È finita? Sicuro? Devo trovare un posto imboscato dove non si veda un cazzo. Sicuro? Possiamo partire? Sicuro, sicuro, sicuro? Cazzo sta la torcia? Dicevo, adesso non andare via, controlla, cioè guardati un po' un attimo questa cosa, questa situazione. Sono i sogni del piccione, perché ultimamente il piccione sente il padre e ciò che ricorda è questo. State molto attenti e guardate bene, eh? Aspettate un po'. Ok? Ci siamo? Allora, com'era? Com'era? Ships are bigger and
to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Far from the fjords and the ice cold currents, ravens soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined. Shields and spears, vows of favor are the thrill of plunder. Pulled together for the clan and kin. Bello? Beh, meno male. Sì, diciamo che c'è stato, cioè da quello che si è visto, in poche parole il piccione ha visto tutto il suo passato. Quindi il padre quando razziava tutte le coste inglesi e britanniche, per poi arrivare anche, perché il piccione è scozzese, è nato in Scozia, ma i suoi genitori erano norreni, ha vissuto anche da quelle parti, però lui è anche scozzese, quindi da lì ha visto tutta la sua infanzia, la sua adolescenza, per poi dopo crescere e fare le sue battaglie sia con l'oscurità, perché come avete visto c'è anche un demone bastardo e sanguinario, poi questo ne parleremo in questi giorni. Ed è bellissimo, c'è una bellissima storia. Quindi ringrazio di nuovo Tonqua per essere la musa ispiratrice del piccione, per aver dato questa idea che poi abbiamo montato insieme stamattina. A me piace, a me c'è, cioè, veramente c'è, cioè. Ovviamente non rende tanto. Adesso nel caso vi faccio vedere la parte originale. Datemi un secondo, nel caso in cui qualcuno non l'avesse capita, questa parte qui ve la faccio vedere subito. Secondo di pazienza, che non era programmato. No, 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 aspetta. Allora, nel caso in cui qualcuno non l'avesse capita quella situazione, vi faccio vedere la parte, cioè il video completo del tutto, ok? Ecco qua.
Allora, il video l'ho montato io insieme a Tonqua, però sono video ovviamente trovati su internet, montati da noi, è stato montato da noi, quindi musica messa da noi, tagli, transizioni, sincrono con la musica. Sono tre video trovati su internet, editati, montati, assemblati, sincronizzati. Se vedi la parte finale, quella è Valhalla, Assassin's Creed, cioè, in poche parole, però quello è per ora, questo è il primo sogno del piccione. Poi in questi giorni vedremo di fare qualcosa grazie. Ci abbiamo messo tutta la mattinata, ti dico la verità, da ieri sera che abbiamo staccato, adesso non ricordo, anzi stamattina, non ieri sera, verso le 5, adesso non ricordo. Poi dopo siamo andati avanti fino alle 8, le 9, le 10, le 11, e poi dopo attaccare di nuovo a stare fino alle 4, alle 5. Poi dopo io non ce l'ho fatta più, sono collassato. Ho dormito qualche ora, ma da quello che so Ramona è rimasta qui a farmare, è pazza. Quindi ringrazio nuovamente Tonqua per l'aiuto, per essere la musa ispiratrice del piccione, perché aveva visto alcune live e gli piacevano un attimino i discorsi quando rimaneva da solo con quelle immagini in sottofondo. E mi ha chiesto, mi ha consigliato di fare... A dopo, di fare questo, quindi... Molto bene, grazie Tonqua. Dai, eccomi qui. Ero un attimino andato verso la casa di Ingrid. Mm-hmm. Di chi è questo cavallo bianco? C'è un signor dentro che ti sta aspettando. E chi sarebbe? L'ho già mirato ieri, quello con sì? le orecchie, quello col copricapo con le orecchie. Ah, la testa giustamente ha le orecchie, tutti hanno le orecchie. Sì, un attimo, infatti, una fame. Ho detto la stessa cosa che ho detto la scorsa Snoches, esatto. Che ha le orecchie. Che ha la testa pelosa con le orecchie. Ecco qua. Sì. Ah, eccovi, salve. Audi, partner. Audi. Tutto bene? Tutto bene, avete incastrato un mandolino con il coltello nella fondina, quindi o prendete il lazzo o non lo so. Sì, adesso avete il coltello invece che esce fuori dalla fondina. No, ma l'ho fatto apposta, ho fatto il buco perché mi sono... E dopo. ...delle aggressioni, quindi adesso hanno più paura di avvicinarsi, sì. Andiamo fuori a parlare, venite. Ma è vostro il cavallo bianco, giusto? Esatto, mi hanno rubato... Avevate anche ieri? Sì. Lo avevate? Sì. Come hanno rubato tutto? Siete stato aggredito? Una roba del genere, sì. Da chi? Non lo so, erano mascherati. Però questo è il costo di stare in giro da soli. Ecco, erano nativi? No. E come erano vestiti? Guarda, non ricordo neanche tanto bene perché... Mi hanno sbattuto un fucile in faccia, il calcio del fucile. Almeno ricordate dove è successo il fattaccio? Credo fuori da Blackwater. Fuori da Blackwater? E che ci facevate a Blackwater da solo? Adesso sto lavorando lì alla stalla, dovrò portare la stalla in qualche modo. Intanto che aspettavo sue notizie per iniziare a lavorare qui. Alla stalla. A proposito, chi è il proprietario? Credo sia... Adesso non ricordo. Jack Fleck. Sì, ha avuto le chiavi ieri sera da Pat, giusto? Esatto. Sì, lo conosco bene. Quanto vi dà la settimana? Dipende da quanto vendo. Ma ho iniziato in che senso? Dipende da quanto vendo, lui poi farà i calcoli. Io mi terrò il 60% dei guadagni, lui 40%. Sulla vendita dei tonici o sulla vendita dei cavalli?
Cavalli, da quanto so cavalli. E i tonici? Pazzo, le No, tonici. quello non mi ha detto niente. Ah, mio amore? Ramona? Dime? Dime? Ecco, presentatevi a Ramona che è mia moglie. Ci siamo già conosciuti in passato, in realtà. Però Sì? di vista, una roba del genere. Vi conoscevate, Ramona? Anche ieri mi ha detto questa cosa, però sinceramente io in questo momento non me lo ricordo Ma è veramente. passato tanto tempo. Ah, Cioè, mi ero stagliera a scuso? Valentine. No, ma figurati. A Figurati. Valentine? Ma come? Sì. A Valentino? Quanti mesi fa? Un po'. Tanti, tanti, tanti. Fai conto che ero Strano. l'unico neorreno, a quanto sapevo io. Ah. Ed era da sola Ramona o era con qualcun altro? Con altre persone. Ah, ok, capito. Quindi sta parlando di un po' di tempo fa, Ramona. Esatto. Ho capito. Ma volevo chiederti una cosa, cosa significa Audi? Audi è il saluto del Far West. Nella parola Audi è compreso "How are you doing?", quindi per abbreviare si dice Audi. Ok. È il saluto del Far West. Infatti, se andate in giro ovunque, i bifolchi di solito rispondono così: Audi. O al massimo dicono sempre Audi partner. È il Sì, saluto sì, del sì, Far sì. È West. che non ho avuto tanta familiarità con le persone di qui, cioè perché Ah. fin da bambino, quando ci accampammo fuori da Valentine, non era di norma andare a giocare con altri bambini che non siano norreni, perché mi guardavano male. Pensavano Lo so fossi un benissimo. nativo, pensavano fossi chissà che Ma noi cosa. siamo nativi. Il nostro Sì, paese ma siamo sempre stati nativi. confondevano me con l'essere indiano proprio. Essere pelle rossa? Perché a voi Esatto. dà fastidio? No, per niente, però era per farle capire che no, sono sempre stato, diciamo, da solo. In che rapporti siete con i pelle rossa voi? No, in realtà non in brutti rapporti. Poi sono mancato per tanto tempo, però se ho quest'arco è perché lo devo Ai a un pelle Wapiti. rossa. Esatto. Chi ve lo ha dato? Lupo? Esatto, lupa. Quindi voi conoscevate Lupo, Sabnak, ma gli altri? No, solo lupa. No, solo Lupo. Purtroppo Lupo è partito per un viaggio senza ritorno. Con dispiacere ve lo sto dicendo. Cavolo. Quindi voi conoscevate anche la signorina Ingrid? Sì, Ingrid, quella pazza, sì. Cioè, nel senso, Signorina in senso bionda? buono. Sì, ho capito. Purtroppo è morta. L'ho saputo, sono morti quasi tutti quelli che conoscevo. Conoscevate anche Robert? No, Robert no. Morto anche lui. Conoscevate Yuki? Sì, è morto anche lui, fammi indovinare. No, no, Yuki no, 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 per Ok. fortuna no, Yuki no. Conoscevate la signorina Beth? Sì, e so che è morta. È morta anche la signorina Beth. Lo so, caro mio, purtroppo sono successe delle questioni molto particolari. Non so cosa sia successo, ma anche mio fratello è sparito. Vostro fratello? Chi è vostro fratello? Come si chiamava? Come si chiama, anzi? Ma non lo conosce perché era partito con me quando siamo andati via, ma non so, l'ho perso di vista e boh. Quindi al momento voi siete solo qui nella prateria, non avete nessuno. Ho conosciuto un gruppo, però boh, Gruppo? sì, un gruppetto di ragazzi, anche loro soli, però diciamo Gruppetto di che ragazzi? sì. Ma dove? L'ho conosciuto a Valentine, poi hanno un loro, diciamo, posto dove incontrarsi. Dove? Vabbè, non è giusto che ve lo Cosa? dica. Perché? Un posto segreto?
No, però per loro forse è meglio che rimanga tale. Ah, ma anche perché io questi qui non li ho mai visti. Sembrano dei ragazzi o ragazzini. No, no, alcuni sono anche adulti. No, sono anche adulti. Li avete conosciuti oggi a Valentino? No, l'ho conosciuto O a qualche giorno Blackwater? fa, ma non siamo un vero e proprio gruppo. L'ho visto una volta, siamo stati insieme e poi basta. Quindi non so dove appendere il poncio. Quindi state cercando un posto dove stare. Sì, dove stare, dove lavorare, che sia familiare a dove sono nato. Beh, mi avete detto che state lavorando alla stalla, quindi il Eh lavoro lo sì, avete ma già. sì, l'ho trovato perché stavo cercando al più presto un lavoro, però comunque sto ancora cercando. Io avrei bisogno di qualcuno alla taverna, ma come vi ho detto ieri, non posso prendere una persona senza conoscerla prima. Quindi avrei bisogno al massimo di qualche giorno per conoscervi al meglio. Non do le chiavi della mia taverna da tanto tempo e non mi fido di nessuno. Come giusto che sia, signora. Mi fido solo di me stesso e di mia moglie dietro di me. Per il resto, assolutamente no. Anche perché ultimamente ho avuto delle scottature un po' particolari. Come vedete qui, a Strawberry non c'è più nessuno, però fino a qualche settimana fa, questa era la cittadina più rigogliosa della prateria. C'erano 20, 30, 40 persone qui sul portico e ci divertivamo sempre, ogni sera. Come mai è accaduto tutto ciò? Alcuni purtroppo sono periti, altri si sono allontanati dalla nostra comunità, dalla nostra cittadina e altri ancora hanno preferito fare un viaggio senza ritorno. Capisco. Comunque, piccione, Purtroppo se io sono qui non è solo per lavorare alla locanda, è sì. che mi hanno parlato di. Cioè, mi hanno anche scambiato per un cittadino di Strawberry, per come sono Ecco. vestito. E tutto ciò mi ha affascinato, anche le tue parole ieri. Vostre Sai? parole, io non ve lo ripeto più, eh. Alla prossima vi Vostre parole. atterro. Vostre parole. Ecco, anche perché state disonorando il mio onore. Mi scusi. Le Prego, prego. vostre parole sul fatto degli dèi, sui fulmini, sul fatto che voi sappiate quasi tutto ciò che mi è mancato sapere. Questo mi affascina, però vi spiego anche io, sono alla ricerca di risposte e anche io al momento non ho trovato. Se aveste bisogno di qualsiasi cosa, sapete dove trovarmi, anzi, segnate sul taccuino le piume del mio piccione. Le piume del mio piccione sono 191. Invece le vostre? 90 piume. Allora. Ripetetemi gentilmente il vostro nome. Stendar. Ok. Ecco qua. Ma l'unica cosa che mi avete detto, che vi ricordate che eravate accampato a Valentino con i vostri genitori, giusto? O chi vi Sì. accudiva? Poi subito dopo non vi ricordate nulla? No, no, io ricordo tutto. Ma comunque fui un adolescente a quei tempi. Adesso quanti anni avete? Siete Ah beh, giovani? sì, 24, però. Siete un uomo? Sì. Si può dire di sì. No, si Però può dire sono di sì, ovvio, confuso. siete un uomo. Devo trovare me stesso, devo. Non posso considerarmi tale fino a quel punto. Ovvio. Lo chiedevo, forse ve l'ho chiesto io. Salve signorina, buonasera, Audi. Ve l'ho chiesto, voi siete stati iniziato tanti anni fa oppure no? No. No? Esatto. Ecco, allora preparatevi in questi giorni perché vi inizierò io personalmente. Dopo al massimo vi spiego cosa andremo a fare. Audi, partner, salve signori.
Salve Buonasera. signori. Salve, salve, Audi. Avete bisogno? In realtà sì, volevamo berci una birra, sa, un lungo viaggio. Sì, venite pure, prego, accomodatevi. A proposito, quanto vengono le birre Sì. qua? 2 dollari a pezzo, a boccale. Perfetto, offro io. Allora, una birra Allora, per me e una birra per il mio amico. sì, è ad averle perché sennò le devo. Porca troia, Perdonate, signore. ditemi. Sa, siamo gente nuova di queste terre. Sì, Dove ci qua. consigliate di girare, Sì. insomma? Dove si sta meglio? Beh, vede, siamo stati a Valentine, ma in 2 sere Sì. nessuno ci ha potuto dare una birra, si rende conto? Anche per questo. Anche perché vi spiego, la miglior birra di tutte le contee la faccio io. La faccio importare dalla Bavaria. La Bavaria è una zona della Sassonia, nel continente europeo, No, dove, arriva da molto distante. certo, diciamo che la mia birra ci mette 3 mesi per arrivare a Saint-Denis. Capisco. Salve signora, scusi se non l'ho vista. Salve signorina. Non si preoccupi, signor. E vi dicevo, questa birra ha un retrogusto di more ed è molto leggera, ecco perché noi le beviamo dalla mattina alla sera. Come vi dicevo, in quella parte della Sassonia ci sono dei paesi che assomigliano tanto alla nostra carissima Strawberry, dei paesi, proprio così, dei paesi Oh, montani. Sì. Certo, è bella questa cittadina, parecchio. è molto accogliente. Voi quando siete arrivati qui da queste parti? Ah, da poco tempo, 3 giorni fa mi sembra, tre, Sì, quattro. qualche giorno, non più di tanto. Gentilmente, mi potreste dire il vostro numero di cinturone? Oh sì, il 30 è mio. Ecco, voi. 54. Grazie. Sì. Ecco Il suo il 20, giusto? voi. Chi ve l'ha detto? Io. Vi spiego. No, no, non mi date nulla. Ve le offro io volentieri e No, dandovi anche troppo il benvenuto. buono. No, no, Come no, la posso no, no. chiamare? Mi scusi, non le ho chiesto il Ah, nome. scusatemi se non mi sono presentato. Buonasera, signori, sono il signor Piccione. Allora, grazie mille, signor Piccione. Di nulla, è un piacere. A proposito, prendete i calici e auguratevi il meglio per voi stessi. Skol. Allora andiamo noi. Cosa ha detto, signore? Non ho capito. Skol. E cosa vuol dire Skol? Skol è per dire Perdoni l'ignoranza. salute. Sì, per dire cheers. Salute, Ah, non lo so. Ecco, Skol, dalle mie parti si dice Skol. Ovviamente io non dalle sono di sue parti. origine Da americana, sì. Io dove viene lei? sono un norreno. Sono metà norreno, Norreno. metà scozzese. Se può spiegarci cosa vuol dire Norreno, se non ho ben Non idea di... siamo molto acculturati, diciamo. Ma non siete Da nati dove viene? imparati? Non più di tanto. Ah. Perché di solito la gente quando viene qui dice sempre: ma io sono nato imparato. A me dà fastidio. Oh, Vi io né sono spiego. nato imparato, né Sì. poi ho imparato crescendo, quindi... Bravissimo, mi piacete, bravo. Vi spiego, ovvero io vengo dal vecchio continente in una penisola chiamata Scandinavia. Quindi, in poche parole, Capito? signori, davanti a voi avete un vichingo. Cazzo. Ho sentito No. parlare di queste mitologie, forse è per questo che lei è così alto. Sì, anche perché mio padre era più alto di me, credo, 2 o 3 volte. Era molto Oh, alto. Sì. caspita. Come vi Dove chiamate? Perché viene? non mi avete detto il vostro nome? John, mi chiamo John io. Io John, mi chiamo poi? Thomas, signor Piccione. John, poi? Thomas. No, dicevo John il cognome. Il vostro cognome qual è? Mio cognome è Scofield. John John Scofield. Scofield, poi? Ehi, mio, sono Thomas. Cognome? Pat Nelson. Nelson, e da dove venite? L'abbiamo già detto da lì. Ah, no, scusi, non gliel'ho detto, ho sbagliato. Io arrivo da Infatti. Boston. Boston, quindi siete tutti e 2 americani? Non so se Sì. conosce. Sì. Ok, ma Sì, siete sì, sì. parenti o siete amici? No, no. No, siamo amici, ci siamo conosciuti tempo fa. Una brutta circostanza, però. In brutte circostanze, però è così. Ci
Ci siamo. Vediamo, vi hanno rapito? Vi hanno No. sequestrato? Vi hanno legato? No. Una cosa simile, ma non proprio questa. Ah. A Brutti ricordi, se posso dire. proposito, state Penso. lavorando? Avete fatto qualche soldo da mettere da parte? Qualcosina. Spacchiamo pietre, però il lavoro è molto faticoso. Sì, Vorremmo trovarci esatto. un'occupazione migliore, qualcosa Lo so, che renda un signori. po' di più. Allora vi spiego, noi al momento qui a Strawberry stiamo cercando, anche perché purtroppo alcuni dei miei concittadini sono partiti per un lungo viaggio senza ritorno. Quindi abbiamo a disposizione la stalla e anche l'armeria. Nel caso in cui foste interessati al tutto, basterebbe mandare una piccola missiva al governo con la vostra proposta. Io Perché lei mi dico dice che Strawberry è una città sì. che merita, diciamo. Vi spiego, fino a qualche settimana fa, prima delle vacanze qui al lago dietro Lambarino, diciamo che era la cittadina più accogliente, dove la Neanche gente una veniva delle qui a più rilassarsi. popolose. All'epoca sì, adesso non più. Vi dico la verità, parecchia gente è andata via. Però noi amiamo la tranquillità, siamo una comunità pacifica, ovviamente nel momento in cui ci fanno girare i cocones, noi li spendiamo a tono, anzi li ammazziamo, li Cocones stendiamo, i è cocones. un Sapete cosa sono i cocones? termine. Sì, Ispanico. aspetti. Ispanico, giusto? Sì, Lo usano i ispanico. messicani, se non sbaglio. Sì. Più o meno, sì. Comunque, per quanto riguarda queste due attività che ci ha proposto, ecco, dovremmo pensarci, sì, sicuramente. Detto. Ovviamente i primi tempi saranno un inferno, perché quando si apre l'attività, si aprono delle attività, si hanno bisogno di materiali, quindi Sì, certo. dovete lavorare sempre. A proposito, Non riguardo i so. messicani, avete qualcosa in contrario con i messicani o con i nativi? Io non ho niente in contrario con nessuno per ora. Nessuno mi ha fatto niente perché dovrei avere Dopo tutto, qualcosa in no. contrario. Invece voi? No, neanch'io, senza dubbio. Devo dire, signor Piccione, che di messicani Ditemi. ne ho incontrati veramente pochi, tra l'altro. Anch'io non ne ho incontrati parecchi da queste parti. Per Valentine, più che altro. Dai, chissà come mai. Anche Chissà come perché mai. dovete capire una cosa. In giro per la contea purtroppo ci sono dei personaggi con ideologie vecchie, bacucche, arcaiche. In poche parole sono dei razzisti Sì. balordi. Ecco perché. E ce Sì, l'hanno sono sempre così. con i nativi e Nei anche i bisogni del genere, messicani. Ecco. appunto, nei confronti dei nativi. E Ah, sì, senza anche per dubbio, questo che Valentine. Valentine sta diventando una città veramente invivibile. Lo so benissimo. Sembra di essere in guerra, laggiù, da Beh, quelle parti. lo so. Cazzo, signor Piccione, pensi che ieri sera volevano arruolarci pure a noi due? Sì? Farci rischiare la vita per una causa che non Io gli ho vogliamo detto col combattere, sparare calcio che vengo a contro. combattere con voi. Combatto solo le mie Ecco. battaglie. Non immischiatevi in quelle condizioni, non immischiatevi. Senza Lo hanno dubbio. chiesto anche a me tanto tempo fa, ma ho rifiutato. Non spareremo contro dei nativi. Le Vi loro spiego, nel caso motivazioni in cui voi invece. voleste far parte della nostra comunità, ci sono pochissime regole, ovvero noi non facciamo distinzioni di razza, di pelle, di sesso né di religione. Qui lasciamo qualsiasi persona vivere in pace, col libero arbitrio. Quindi di sicuro i razzisti da queste parti non verranno mai. Ne abbiamo avuti in passato, ma abbiamo risolto la questione subito. Dai, sì. Ottimi ideali come per gestire una città e una Sì, comunità. io li condivido. Mi fa Anch'io. piacere. Mio padre mi insegnò altri ideali, ma beh, col tempo ho capito Ecco. che lui ha vissuto una vita diversa dalla mia, quindi aveva idee un po' più vecchie, un po' più Ecco perché prima vi ho fatto quella all'antica. semplicissima, bravissimo. Ecco perché vi ho fatto quella semplicissima domanda prima. Oh, no, Purtroppo, signori, i certo. nostri avi, i nostri padri, mi metto in mezzo anche io, abbiamo fatto degli errori improponibili. Lo so. Vedendo le nuove generazioni è molto meglio insegnare le nuove generazioni altro e non i nostri errori.
portare la nuova generazione signor avanti. Piccione, Ditemi. non voglio essere invadente, ma lei quanti anni ha? Io ho 58 anni, 58 Ah, primavere. cazzo. Dimmi. Noi siamo giovani, non abbiamo la Quanti sua anni esperienza. avete? Quanti anni avete? Io 25. Io ho solo 21. Siete uomini. Vi ricordo che all'età di 15 anni una persona diventa uomo. Oh, io sono diventato anche prima. Ah, In come realtà mai? sono stato obbligato. Se volevo mangiare qualcosa a fine Ovvio, giornata, dovevo procurarmelo da solo. ovvio. Purtroppo non ho avuto un'infanzia felice. Anzi, tutt'altro, però mi sono fatto la pelle dura. Signori, sono Sì. questioni che ci fortificano, sono questioni che ci fanno diventare dei veri uomini. Tutti quanti non abbiamo avuto un'infanzia particolare, un'infanzia felice. Semplice. Purtroppo è così, signori, siamo nel Far West e noi viviamo qui nella prateria. Non siamo come quei signorotti o damerini di Saint-Denis, dove hanno tutto pronto. Si alzano la mattina. E hanno grandi carri, cibo a volontà, edifici puliti. Noi purtroppo, per fortuna, anzi, dobbiamo lavorare sempre dalla mattina alla sera, sbarcando il lunario così. Però vi dico la verità, io mi diverto Certo. di più. Eh sì, dopo Ma tutto non credo sia così bello avere tutto e non faticare per nulla. Ha ben detto. parlato di Far West, signor Piccione, scusi se Sì. mi Signori, intrometto, ma cosa porta un uomo con le sue origini fin qua? è un lungo discorso, caro mio, è un lungo discorso. Diciamo che fino a qualche tempo fa non ero la persona che vedete in questo istante. Diciamo che ho fatto i miei errori. Quindi bazzicavo la prateria per dar fastidio alla gente. Ci siamo capiti, no? Sì, certo, senza Ecco. dubbio. Senza dubbio, senza dubbio. Ah sì, quindi prima appunto le stavamo chiedendo se conosce dei luoghi di lavoro, lo so, oltre appunto a quelli che ci ha citato, queste opportunità in cui poter fare qualche soldo, magari qualche persona su cui potersi appoggiare. Diciamo che da queste parti a disposizione abbiamo l'armeria, la stalla, però sono delle questioni che dovreste parlare direttamente con il governo. Invece Sì, per quanto perché senza riguarda... dubbio. Sì, ma state facendo la legna? Sì, Sì, ma sono qualcosina lavori stiamo molto facendo. faticosi, capisci? Lo so, signori, lo so, Tutto il qui il giorno tempo è molto tagliare lento. alberi. Invece per quanto riguarda il minare, siete andati in giro? Sì, qualcosina anche quello abbiamo fatto, sì. Vi hanno parlato di Annesburg? Sì, ce l'hanno accennato. Ci siete andati? In realtà ci pensavamo di andarci uno di questi Ce giorni. la consiglia? Più che altro vi consiglierei prima di andare allora. Innanzitutto non bazzicate Van Horn perché morireste subito. Non Sì, ho andate in sentito giro a Van parlare. Horn perché vi ammazzano subito. Ad Annesburg dovete avere un permesso. Permesso dal loro capo. Prima di E questo capo ha entrare. un nome, magari possiamo contattarlo. Sì, credo si chiami Tommy, una cosa del genere. Tommy, Sì, è il capo conosce? del. No, qui no. È il capo di Annesburg, alla miniera di Annesburg. Tommy è un Sì, nome sì, sì. abbastanza comune. È difficile Lo trovare so. un Tommy in mezzo a chissà quanti. Di solito non gira mai da solo, gira sempre con 10-15 persone, quindi lo Diamine. riconoscereste. Ah. Sotto scorta, diciamo. Bravissimo, avete capito bene. Perché il proprietario della miniera quindi si muove con i suoi scagnozzi, in poche parole. Diciamo le guardie del corpo, Lo sì. si può capire, naturalmente. Eh sì, ovvio, ovvio, con tutti i soldi che ha in tasca, ovvio. Quindi diciamo al massimo vi potrebbero far lavorare lì da lui. Minare, cioè farvi minare e il materiale lo vendete direttamente a lui, subito, Ah. al Lei ci ha mai momento. lavorato? Sa che lavoro è?
Diciamo che Chissà se qualche. pagano bene. Sì, da quello che mi hanno detto, sì. Anche perché lì da quelle parti trovereste ferro e carbone, materiali che servono alle armerie. L'ho capito, ho capito. E quelli sono materiali che vengono pagati benissimo. Invece per Buona quanto saperci. riguarda, voi andate a caccia pure? Quando mi potrò permettere un fucile un po' migliore. Esattamente, Non esattamente. avete un arco? Ho preso un arco, ma non è molto buono, non so. Non mi convince a me l'arco, più che altro. Nel Lazio lo avete il Lazio? Lei ha un arco molto particolare, vedo, signor Piccione. Sì, questo è un arco modificato in armeria ed è un arco Wapiti. Questo è Ah, più molto bello, prestante. se Sì. posso Sì. dire. C'è un ottimo arco. Dicevo, nel caso in cui aveste carne di cervo, carne di montone, poi che altro, li compro io direttamente qui alla mia taverna. Trovate nella bacheca cittadina di Strawberry tutto il prezzario e il listino. Diciamo che un pezzo di cervo ve lo pago 40 centesimi, quindi. Oh, diamine. Eh certo, invece quel bastardo del macellaio qui giù paga pochissimo, giusto? Non lo so, non. Non lo sappiamo in realtà, però ecco, 40 centesimi è comunque sempre tanto, non credo un Sì, mi macellaio sembra un ottimo prezzo, anzi. paghi così tanto, credo. Da quello che so lui dà 10 centesimi. Diamine, allora sì, è sicuramente un affare, ecco. Certo. Come avete visto, io do la possibilità a tutti quanti di guadagnare qualche soldino da mettersi da parte per poi dopo comprarsi un'arma o un cavallo per poi dopo andare Certo. in giro. Do sempre la possibilità a tutti quanti. Nel Va caso in cui bene. aveste qualche animale da vendere, venite pure qui. Ovviamente non prendo le pelli le prende il signore macellaio in Sì, fondo. certo. Capisco. Certo. Ho Ah, capito, ho capito. forse adesso che la guardo meglio, mi pare di averla già vista a Blackwater, possibile? Quando? Qualche sera fa, in Qualche realtà, sera fa. credo. Sì, ero a Lei la Blackwater, sì. si riconosce dalla sua statura imponente. Ci Per sono, quello, più che ce ne altro. sono pochi di uomini come lei. Diciamo che ce ne sono pochissimi. E pensare che tanto tempo fa c'era gente più alta di me. Addirittura. Addirittura. Eh sì, ve lo L'epoca dei confermo. giganti, sembra. Diemine. Parla Era dei mio suoi padre. antenati norreni, così li ha chiamati. Sì, diciamo che mio padre era un gigante. Immagino che in battaglia dovevano fare una paura pazzesca ai nemici. Poi vi ricordo che state parlando anche con un berserker. Scusi di nuovo la nostra ignoranza, ma Sì. esattamente cos'è un. Allora i berserker sono quei guerrieri dipinti, tutti colorati, con delle pellicce, e sono i primi a sfondare le linee. Sono quelli che hanno le asce, quelli che Capito. urlano e massacrano la gente, quindi è una tribù. Ah, lei fa parte di una tribù. Certo, io faccio parte di una tribù, anche di un clan, la mia tribù si chiama Glumr. L'ombra. Glumr. Un nome particolare, non l'avevo mai sentito. Curioso. Certo, poche parole significa orso. Magicamente una Interessante. pelle d'orso o una pelle di orso sulle mie spalle, chissà come mai. Ho capito. Ma quindi lei, a parte gestire questo posto, va Sì. anche in Fa guerra, diciamo, qualcosa con questa tribù, ecco. esatto, ha parlato di sfondare Le le linee nemiche. nemiche. Signori cari miei, vi ho detto tanto tempo fa, la mia vita era totalmente diversa. Adesso sono un Ah, vecchio ecco. bacucco che lavora qui alla taverna. E non vi ho detto anche, perché mi sono dimenticato, sono il sindaco di Strawberry. Oh, diamine. Sì, sono anche il sindaco. Quindi quando mi vedete in giro per la prateria sono anche per aprire vie di commercio con le altre cittadine. Sì, Blackwater immagino, siccome
Sì. c'è stato. Certo. Anche perché io con il signor Pat, il sindaco di Blackwater, ci conosciamo da un bel po'. E cerchiamo di aiutarci a vicenda, senza ostacolare nessuno, vivendo in pace. Invece sono stato a Roz, ma là sembra deserto, non c'è Eh nessuno. sì, più che sembra è deserto a quanto È pare. deserto, anche perché Solo tanta sabbia rossa. qualche settimana fa sono andati quelli di Valentine. E hanno ammazzato tutti gli uomini di legge che erano rimasti da quelle parti. Cazzo, e per quale motivo? Perché venivano attaccati quasi ogni giorno 2 o 3 volte. Quindi il signor Yarek, il sindaco di Valentine, ha mosso guerra nei loro confronti. Signor Yarick, se si chiama Il così, non sindaco? mi sembra se la sta cavando molto bene ultimamente. No, con Sì. quegli Apache ha avuto qualche problema, ecco, Da quello che che ho gli ha. capito, gli hanno mangiato un occhio. Eh Come ha mangiato un occhio? Che mi state dicendo sì. me? Ma veramente? Sì, hanno strappato. Ora porto una benda proprio come lei, non so come lei se l'è procurata, ma. Beh, è un Lui lungo se l'è discorso. procurata in quella maniera, il signor Yarick, il sindaco, ecco, di Sì. Valentine. Però diciamo che io l'ho perso in mare l'occhio. Beh, allora vi spiego l'età di 17 anni. Allora, innanzitutto io sono nato in un'isola chiamata Ullapool, di fronte al mare del Nord. Quindi da piccolo ero sempre affascinato dal mare. Mi imbarcai in un peschereccio d'altura. Quindi pescavamo capidoglio, balene. Un Cazzo. giorno c'era una tempesta, quando quel bastardo e manigoldo del comandante, ubriaco, fece una virata azzardata. Io ero a poppa, con la mia fiocina, pronto a colpire l'animale. Dopo la virata, purtroppo, mi trapassò da parte a parte, facendomi perdere l'occhio, il bulbo oculare, quindi tutto. Ecco Ah, perché porto cazzo. questa cicatrice. E non ho l'occhio, vi dico la Mi verità. dispiace, però Sì. se posso dire, sono anche queste cose che ci fanno diventare uomini, per tornare al discorso di prima. Ovvio, sì, certo. E Il vi spiego. dolore aiuta in questo. Sì, certo, anche quello. Però vi dico, ci sono i pro e i contro. Però io al momento non ho bisogno di chiudere l'occhio quando devo mirare. È Almeno, anche ecco. simpatico, signor Piccione. Non Senza mi avete dubbio, senza conosciuto? dubbio. Sì. Cari miei, la vita è così purtroppo. Meglio Lo alcune volte è sentiamo. meglio prenderla con filosofia, come diceva un caro poeta, e non essere sempre seri. Alcune volte bisogna anche scherzare. Certo. Un'ultima domanda, più che altro sono curiosità per conoscere meglio queste terre. Ecco. Prima si era parlato di messicani, Penso. e ahimè non ne abbiamo visti molti, forse quasi nessuno. Lei sa dove girano queste persone? Immagino più a sud di qua. Allora vi spiego, il Messico da queste parti è dopo il Fiumiciatolo che è sotto Blackwater. Nel caso in cui oltrepassasse quella frontiera, sareste morti. State molto attenti, Morti. prendo la carta. Morti proprio. Diciamo che è una zona un po' oscura, un po' nera. Cazzo. Diciamo, dopo il Lower Montana River, verso Thief's Sì. Landing, sotto Blackwater, c'è quel fiumiciattolo. Se Sì, oltrepassate capito. quel fiumiciattolo, quello è Messico. Quindi, armadillo, tumbleweed. Ah, ecco, Ramona. I Dime. signori volevano un attimino sapere di voi messicani, nel Che cosa volevano senso, sapere? no, Lei è una signora messicana? la signorina è il Messico e mia moglie Ramona. Piacere. Ah. Oh no. Salve, signora. Hola, signor. Che cosa volete sapere dei miei cicani? Fatemi capire. No, niente in particolare, No, soltanto che ci erano avevamo curiosità, parlato si di stava queste terre parlando, dove convivevano diverse ecco. culture. Messicani, americani, Ci ecco. avevamo parlato di Quindi messicani, ma noi non abbiamo visto nessuno. ci chiedevamo dove fosse, diciamo, il confine in queste terre. Gli ho spiegato i Siamo confini. arrivati da poco, ecco, e non abbiamo ancora visti i messicani. Bene, Era bene. per sapere, ecco, come muoverci, capisci? Magari per non commettere, Ma beh, errori. certamente. Avete di fronte a voi il capo del Messico, signori? Le Salve. presento, sono Ramona.
Piacere, Piacere, mio signorina nome è John. Ramona. Il mio nome è Thomas. È incantata, signor. Dunque, appunto, dopo, diciamo, il fiume sotto Blackwater, lì è Messico, le vostre terre, immagino. Belle. Ah, capito, capito. Beh, buona a sapersi, ecco. Ne Ma da quello raccomando, che ho signore. capito, mi è sembrato di parlare con il signor Brutus, Sì. proprietario di un'azienda che produce L'incaricavo. tabacchi. Dice che il Messico è un ottimo posto dove si possono trovare ottimi sigari, da quello che ho capito. E per caso, signor Brutus viene in Messico per No, no, lui acquistare no. questi sigari? No, lui li produce da sé. Ah, C'ha enormi capito. piantagioni. Sì, infatti in Però è un Messico ci sono intenditore, gli ottimi capisce? sigari, valle. È un intenditore. Ah, Anche i ecco. suoi dicono che sono parecchio buoni. Infatti un giorno vorrei provarne uno. Magari fare un salto proprio là, a Caligaol. Perdonate, signorina, prima suo marito, immagino, dunque, ci ha sconsigliato di vagare per le sue terre, così. Signori, fate un pochino voi. E Messico è una terra un pochino pericolosa. Capito, capito. Ora, Ma pericolosa per i diciamo che per messicani. passare, per entrare in Oh, ma che Messico, fine hai è fatto, sempre meglio avere un stronzo? dito, perché se magari qualcuno vi trova, non sa se Rinnova uscire da Messico, l'abbonamento, signori. Io ve lo dico bastardo. Ovviamente sto chiaramente. scherzando. Oh, ma che No, fine hai scusami, fatto? Ma sei Nicolò, tornato dalle vacanze? Che qui non c'è più non nessuno. voglio Dai. interferire troppo, ma sono i messicani che sono così ostili nei confronti degli altri. Ora, scusa. Ora, signor, guardi. Diciamo che i messicani, diciamo che è un pochino la No. conseguenza, no? Perché conmigo le puedo assicurare che gli americani non è che sono così simpatici, sa? Questo No, questo lo so benissimo. è risaputo. allora mi faccia capire perché sta Beh, ma non tutti gli parlando in questo americani sono modo. uguali. Io, ad esempio, non ho mai avuto nulla contro i messicani, contro i nativi. Anzi, Ma hai contattato il mi sono supporto? trovato bene con tutti di solito. Ho capito, signor. Anch'io ci sono degli ombre, dei gringo, che comunque Mannaggia. stimo. Però diciamo che la maggior parte dei messicani sono molto diffidenti, non amano molto i gringo. Certo. Sì, è Anche giusto, perché alla la maggior fine. parte dei gringos sono dei bastardi bifolchi. Ecco perché la questione è quella di Sì. prima. Sono tutti razzisti, sono tutti Siamo pieni di d'accordo. ideali pacati. Vecchi, ecco. Ah, Sì, beh, dai, avevamo mi fa prima con piacere, mi suo fa marito. piacere. Ma perdonate, signorina, lei prima parlava di un invito. In quali condizioni e come si può ottenere un invito nelle sue terre? È il capo del Messico che le dà l'invito a poter entrare nel Messico? Quindi è Capito. lei? Vale? Mi Capito, spiego, capito. vale significa sì, Vale? ok, a Sì, posto, sì. chiaro. L'avevo intuito da un paio di risposte. Vale. Chiaro, d'accordo, d'accordo. Allora. Poi, signor, diciamo che ci Dai, sono che gli non vediamo antitabernati, l'ora. no? Dai, torna, torna, dai. Perché ci sono dei Poi gringo che sono Arthur, anche svegli Arthur è tardi, sparito. diciamo Cioè, sono poco. spariti Però, tutti. signorina Ramona, se mi posso permettere, spesso i temerari non fanno una buona fine. No, no, ma io infatti quando ci sono le persone che comunque dicono ma perché, ma insomma, io prego, accomodatevi, però dopo non lamentatevi. No, certo, io penso che invece bisogna rispettare comunque questa regola che lei e il suo popolo ha messo. Sicuramente. Anche Anche perché perché, sono le vostre signori, terre, ecco, dunque. e oltre a quelle questioni, come voi sapete, ci sono stati degli screzi fra lo Stato americano e il Messico da Ah, l'ho tanti sentito anni, e parlare, sì. quindi ci sono degli ermani agguerriti.
pronti ad ammazzare tutti. Un po' simile quindi, alla diciamo, situazione dei nativi. Sì. Ecco, bravissimo. Perfetto, ecco. La stessa situazione. Già. Quindi alcuni... Sì. Di conflitto ancora in atto. Certo, signori, di sicuro. Grazie. Il futuro sarà peggio. Questi conflitti sembrano interminabili. Beh, è verissimo. E pensare che io ho combattuto la guerra del 1861 fino al 1865, la famosissima guerra di secessione fra nord e sud. Sì. Signori. Sì, io non ero ancora nato. No, aspetti, forse ero molto piccolo. No, non beh, lo so, io sono, non sono nato, bravo. Sono nato al termine di quella, e allora di quella io famosa guerra, ma fortunatamente mio padre mi ha tenuto un po' all'oscuro di tutto ciò. Per fortuna, meno male. Da quello che ho capito era una questione che riguardava gli schiavi. Gli ex sì, schiavi. Anche. Una volta si usava ancora questo termine, giusto? Sì, purtroppo si usava questo termine. L'essere umano... Il carboncino, certo. Sì. Diciamo che l'essere umano alcune volte riesce a fare alcune cose che neanche gli animali in natura fanno. Siamo i mammiferi più cattivi e più bifolichi di tutti. Purtroppo è così, signori. Questo è vero. Caro mio, caro mio. Questo è vero, certamente. Però per fortuna sembra che almeno quella guerra sia andata per il meglio. Oh, mira, mira il piccione un'altra volta. Ah sì, ecco, io l'ammazzo il piccione. Li odio piccioni. Ma come? Così? Cosa? Perché mi chiamo piccione? Vabbè, quello è un nomignolo che mi hanno dato tanti anni fa. Però io odio piccioni. Ah, cavolo. Sì. Specialmente quei piccioni che mandano i messaggi. Ah, non le piacciono. Diciamo che non sono abituato. A pensare che tanti anni fa noi i piccioni non li avevamo, non ne avevamo neanche il telegrafo, non ne avevamo neanche la posta, nulla, zero. Cari miei, cari miei. Noi siamo giovani, però posso immaginare. E mi dica, quindi lei non li utilizza questi piccioni che usano da queste parti? Solo quando mando lettere d'amore a mia moglie. Per il resto non lo utilizzo mai. Ma quando? Cosa? Quando è che mandi queste lettere? Fammi capire. Ogni giorno. A proposito, i ragazzi qui volevano sapere come guadagnare qualche soldino. Io gli ho proposto... Sì, informazione, sì. Gli ho proposto di andare a lavorare alla miniera del signor Tommy. Sarebbe una cosa molto intelligente, vale? È il problema che non lo conoscono, quindi come ben sai non possono entrare ad Annesburg. Ma da quello che ho capito questa Annesburg è un po' come il Messico, sì. Non si entra senza invito. Diciamo parole, che però se potrebbero collegare a Mustafa. Ah, vero. Conoscete Mustafa? Beh, in realtà sì, l'abbiamo visto in giro, quindi potremmo chiedere a lui se mai lo dovessi ma è finito le vacanze? O sei ancora in vacanza? Se vuole puoi scrivere sì. Io un piccione a Mustafa. No, sì, no. Verissimo. Preferiamo no, in realtà parlare di persona, svolgere personalmente. Neanche noi abbiamo molto questi quello piccioni, che ci riguarda. Quindi se lo incontriamo verso Valentine, da quelle parti gli chiederemo di questa Annesburg, ecco. Senza problemi. Sicuramente lui le può spiegare qualcosa di più, come muoversi appunto per andare a lavorare, perché lui era appunto lo stagliere di Annesburg. Ah, ho capito. Ma perdonate, signori, anche voi avete buoni rapporti con il signor Mustafa? Sembra sì. Che si abbia buoni rapporti con tutti, quell'uomo. Un uomo un po' diciamo che Mustafa... Sì, diciamo che Mustafa è un personaggio qui... della prateria, una persona che sa tutto di tutti. diciamo che è un prezzemolino. Sì. Un uomo molto interessante, se posso dire. Intrigante anche. Sì, affascinante come personaggio, affascinante, anche se
la sua terminologia particolare, però gli è concesso tutto perché è un bravissimo signore. Sembra una brava persona, sì. No, lo è, lo posso confermare. Lo è veramente. Diciamo che è una persona alla mano. Così ma? Si può dire da quello buonasera, che abbiamo visto. Buonasera. Salve. Che fa, Pipì? Ora, ma signor? Io ti ammazzo. Anzi, vi ammazzo io. Ma? E si fanno ma questi scherzi? Mannaggia, nonna. No, abbiamo... Avete risolto? Ho avuto dei problemi con il treno che non volevano fare scendere le persone, ma fortunatamente mi hanno fatto scendere. Alleluia, bentornato, dottore. Grazie. Mia amore, hai visto chi è tornato? Oh, stai mirando, l'ho anche Madame, salutato. Madame, buonasera, eh? Buonasera. Hola, il tuo signora. Dottore preferito? Lei è sempre elegante, come al solito. No, ma sembra di essere così elegante, però grazie, signor. Ma infatti, dottore, che cosa avete fumato? Fango? Voi fumate sempre fango? La finite più, o no? Di più il viaggio è stato lungo, quindi... No, è che in realtà io ho una... come si dice la... Scusatelo, ma il dottore fuma fango, è interna, eh? Non è brutta storia, faccio. Esattamente, l'ho capito. Come si dice, non è l'abito che veste il monaco, no? Esatto, so io che sono elegante in qualsiasi ma come modo. Stronz mi ha fatto sta sorpresa. Comunque che si dice da questa parte, sindaco? Caro mio, purtroppo abbiamo perso un bel po' di baldi giovani da queste parti, siamo rimasti in pochi, sperando arrivino un po' alla volta. Lo spero. Mi spiace molto per la perdita. Ma ce la faremo. Morto un babbo nel ritornato. Morto chi? Morto un biccione. Se ah, ecco biccione. Qua, te pareva. Mi mancavano le vostre. Il fango, mi mancavano le vostre battute. Bene, a proposito, bene. Invece il vostro collega, il signor Arthur, che fine ha fatto? Anche lui è stato un pochettino male. Ma sta tornando? Sì, torna. Ah, beh. È che sta lavorando ma. Pure fuori, capito? Non va bene, no. Meglio il lavoro che non queste baggianate della prateria. Ovvio, non sapete benissimo. Prima il dovere, poi il piacere. Giusto. A proposito, avete bisogno di tonici? Sì. Ovviamente sì. Ecco, vendete qualche tonico, che vi devo fare la pubblicità. Ecco, bravo. Che tonici? Quanti ne volete? Ecco, vendete, dottore, vendete. Ahimè, dottore, non abbiamo molti dollari con noi. E mi dica, un prezzo buono, sì, bravo. Che te devo dire io come fare? Da sente. Mi dica, quanto li vende? Esatto, quanto li vende questi tonici? $3 l'uno, però se ne prendete, diciamo... Mi sa di no, al momento non abbiamo il denaro necessario, però... Sicuramente potremmo ripassare. Ma ripasseremo, lei si chiama... Dai, ve ne do $1 e $2, solo perché siete voi. $2, hai? $2... Sì, dai. Dai, so. Che è il numero fortunato di oggi? Mio amore, ascolta, il taccuino... Sì, devo dimmi. Parlarti un momento, per favore, numero. Possibile? Sì. Grazie. Certo, è possibile, a voglia. Non finisci dimmi. Più di parlare? Credevo non mi volessi parlare, dimmi. Ah, ora non ti devo parlare, perché non ti devo parlare, fammi capire. No, credevo non fosse importante, dimmi. Hai il taccuino incastrato fra le dita. Infatti continuo, dentro e fuori. Dentro non e ho fatto fuori, nulla, aiuto, non ho fatto non nulla. Non riesco a comprendere, vedo che non comprendi. Ora. Anche perché ti lascio perdere quando fai così. Perché? Beh, è come, non lo so. Ascolta, dimmi. Facciamo il contrario. Tu vai sotto, io sto qui. Vai sotto, per favore. Dai, cominciamo, sì. Va bene così? No, non vai più giù. Ancora? No, io voglio stare vicino. No, così almeno così. Così almeno te miro in faccia, perché sennò sei troppo alto. Dica poi addirittura si mette sulla montagnetta e io pure in basso. Mi levo anche il cappello. Dimmi. Niente, ti volevo dire che... Mi è arrivato il piccione de Mattias. Dov'è quel bastardo? Sta arrivando. Perché, scusami? Ho solo detto, dov'è quel bastardo? E perché me te stai esprimendo in questo modo con il mio hermano? Fammi capire. Perché ieri mi ha fatto girare i cocones. Ho capito, però cagliate, per favore. Ecco, ok, dov'è il tuo hermano?
Ora, dovrei arrivare, però sinceramente, ti devo dire la verità, io vorrei tornarmi nella casita perché ho bisogno, cioè, mi metto a riposare perché non... Ma no, su. Ascolta, non è serata veramente, non, No, ok, cioè, vale. non è giornata, non Quindi so stai che... aspettando Mattia che venga qui a prenderti per poi accompagnarti lì e non ti posso accompagnare io direttamente? No, vabbè. No, no, non stai dicendo questo. Io non ho detto questo, siccome però lui mi ha mandato un piccione e io sapevo che sta arrivando, però io vorrei andarmene a casita, capito? Ti accompagno. È una cosa che ho deciso ora, poco fa, però lui mi aveva già mandato il piccione, comprendi? E io cosa Ora. dovrei fare col tuo hermano? Appunto, io, allora io sicuramente voglio tornarmene a casita perché veramente non so come spiegarti, non lo so, c'è qualcosa che non mi va. Arrivederci, signori, signor Piccione, Arrivedervi, signorina Leonora. arrivedervi. Buona serata, buona Signora serata. Ramona, Arrivedervi. giusto? Hasta luego, signori. Signor Piccione, è stato un piacere. Comunque, mi sono dimenticato di dirglielo, ma la sua birra è davvero ottima. Ah, Sì, grazie mille, grazie mille. Mi fa le sono piacere. bevute tutte lo Ripasseremo stesso. sicuramente per un'altra bevuta. Bene, perfetto. Signori, Signori, Audi. una buona serata. Hasta Audi, luego, patria. signori. Hasta luego. Salve, arrivederci. Arrivederci. Salve, salve. Arrivederci. Sì? Niente, stavo dicendo che comunque ho bisogno di tornare verso casa e poi magari mettermi a riposare. Ma perché qualcuno Perché... ti ha detto qualcosa di particolare? No, no, perché ora non ci sono neanche gli Armanni e sinceramente probabilmente proprio un periodo un pochino così, tutto quello che è accaduto, tutto quello che sta capitando. E diciamo che... Non lo so, non ho molta voglia di girare per la contea, comprendimi? Diciamo che non comprendo questa situazione, però vabbè. In che senso non la comprendi? E ti fai abbattere. Devi essere più forte. Devi reagire diversamente. E ciò che mi dici dalla mattina alla sera, invece tu fai il contrario. Ascoltami bene. Dico, lo sai benissimo che quello che stai dicendo non è verità. Lo sai benissimo. Non farmi tico la morale, amico, per favore. Non è questo, assolutamente non è questo. È che diciamo che ultimamente sono un pochino disgustata da tante cose che sono successe. E quando sei in un posto, ma ti capita come se non sai spiegartelo, non c'hai voglia di stare qui, vuoi andare da un'altra parte, poi vuoi andare da un'altra parte. Quando incomincia a essere così, o comunque non so come spiegartelo, è una sensazione un pochino particolare. Sì, ho compreso. Non penso che l'hai compresa perché non so spiegarla, non l'ho compresa neanche io, come fai a aver capito Tico, fammi capire. Compreso che ti senti a disagio e non sai come reagire. Ma reagire a che cosa? Fammi capire. Ma, cioè, io dovrei reagire a cosa? A cosa? A cosa? A tutte queste situazioni strane. No, io sapevo come reagire, Ecco, io lo allora sapevo. fallo. Ecco, infatti vorrei tornare a casita, voglio andarmene a casita. Ah, ok. Comprendi? Appunto perché so come Comprendo. reagire. In questo momento mi infastidisce tutto, mi sta infastidendo. Anche io? Ma io non sto dicendo questo, cosa c'entra il Tico? Fammi capire. No, ti sto facendo una domanda. Anche stare a chi così,
Cioè, stare qui così a fare che cosa? A fare che cosa? Fammi capire. A fare, non so, la statuina sotto il portico? Ma stiamo parlando, eh? Lo abbiamo No, sempre no. fatto, adesso ti dà fastidio. Ora, fino ad ora sei Ok. stato dentro ad parlare con quei signori e Sì. io ero fuori a fare la bella statuina, ma questo non c'entra nada perché l'ho scelto io. Potevo anche entrare, non ti sto dicendo nada di questa Infatti, lo cosa qua. faccio anch'io Infatti, quando tu parli con i tuoi. che cosa? Lo faccio anch'io, quando tu hai da dire qualcosa ai tuoi ermani, io rimango in disparte e vi ascolto. Stessissima cosa. No, E io che cosa hai detto? nulla. Ti E stavo allora che confermando la tua cosa? tesi. Ma chi te sta? Io non ti sto dicendo nada di questa cosa. Appunto, ti sto dicendo l'ho scelta io. No, ma io mi riferivo alla questione di rimanere qui sotto il portico e non fare nulla. Capisci? No, ora non ti comprendo. Perché No, cosa? io mi riferivo a ciò che mi hai detto prima, ovvero che non ti va di rimanere qui sotto al portico a fare la statuina, la bella statuina. Vale, in questo momento mi sta pesando. Ah, va bene. Comprendi? Sì, hola. Hola, piccione. Hola, Hola, maestro. hola, 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 hola. Tutto bien? Tutto Tutto bien, bien. tutto bien. Ma ti sei svegliato ora dalla siesta? Eh sì, scusa, mamma seta, ma avevo un pochito da fare. No, non ti preoccupare. Ora, che bisogna fare? Ora io sinceramente ho deciso di andarmi a riposare perché sono stanca. Vale. Ma scusami, mamma Sita, non c'era Marmotta? O è andato a dormire anche lui? A quanto pare mi sa che è andato anche lui a fare la siesta. Ah, ok. E allora vado a fare la siesta anch'io. Ma tu non dovresti lavorare, scusa. Eh sì, ho lavoro, faccio siesta se non c'è neanche mamacita, rimango da solo. Ah, quello poi sta a voi. No, io sinceramente sono stanca. Ho lavorato tanto oggi, sono stanca, mi sento stanca. Poi veramente stanotte mi sento proprio così. Non c'ho Va voglia di bene, fare va bene. nada di nada. Va bene, allora vatti a riposare, no? Devo ritornare qua? Posso avvicinarmi? Devo Non ho capito. tornare qui perché non riesci a vedermi o posso avvicinarmi? No, resta lì così, dobbiamo parlare, almeno te miro in faccia e non devo stare col collo tirato su che mi viene il torcicollo. Allora mi abbasso, ma Ah, non è quello meglio? no. Devo aspettare Così? da una parte, mamma Sita. Che cosa devi aspettare? Ti aspetto. No, no, ma io mi addormento a chi, Non mi metto. Forse è meglio che mi addormento a chi, senza che devo farmi tutta quella strada. Allora, se vuoi ti accompagno io. No, ma mi addormento a chi? Mi addormento Vabbè, a chi? Mi accompagnare, scusa, ma la taverna è lì. Capito, addormento, Mattias? torno a casita allora. Scusami, Mattias, veramente, scusami. Non ti preoccupare, mamacita, io comprendo. No, no, perché davvero mi sento troppo stanca. Vale. Proprio non ho. Infatti avrei potuto mandarti un piccione, scusami, ma non ci ho pensato veramente. Vale. Vale. Scusami davvero, mi dispiace che ti ho fatto fare tutta la calle, non ci ho ragionato, perdonami. Non ti preoccupa. Allora io. Tu ti fai la siesta qui, allora. Vale, sì. Io devo tornare perché poi devo lavorare anche domani e faccio la siesta a casita. Vale, e scusami ancora, veramente. Non si preoccupa, mamacita. Allora, buenas noches. Buenas noches. A Hola. domani.
Hasta luego. Hola, hola piccione. Buonanotte, buonanotte. Hasta luego. Hasta luego. Va bene, allora ti accompagno su, così puoi riposare bene, ok? Vale. Va bene, dai. Vieni, vieni che ti accompagno. Non lo so. Allora, mio amor, ci vediamo più tardi. Ti auguro buonanotte e sogni d'oro. Ma devono urlare così? Come faccio a riposare? Glielo dico subito. Adesso vado giù e glielo dico. Ma senti che cassino che fanno. Ah, ma non è vero, su. È ancora giorno, vedi? Ovviamente la gente si diverte. Vado giù e glielo dico. Ho capito, allora me ne vado da dormire da un'altra parte. Ma... scusa. Ma dove stai andando? Qua c'hanno sempre ragione tutti di qualcosa. Che dici? Aiuto. Signori, per cortesia, potreste fare silenzio che mia moglie deve dormire? Subito, non urlate. Subito. Non urlate, ecco, ma vi ammazzo. Ramona, gliel'ho detto di far silenzio, hanno messo a posto gli strumenti. Scusami, io ho capito quello che tu dici, ma se uno deve cercare di riposare, cosa ma si mette a detto. Fare? Glielo ho detto, glielo ho detto. Cioè, scusami, e mi sento dire, e vabbè, la gente si deve divertire, e allora io cosa devo fare? Prendo, me ne vado, che hai ragione, devo dire? Hai ragione, hai ragione. Cioè, no, glielo ho detto. Hanno tutti più diritto di dimmi, Joaquin, non l'ho capito. Non è vero. E invece sì. Ma invece no. E invece sì, solo e invece perché, no. Perché? Perché devono suonare. Prego, signori, la fine il nostro signor piccione. Ma la finite di urlare? Ma la finite di urlare? Che vuoi fare se ehi. Siamo seduti qua? Ehi, abbassate il volume, su che deve dormire mia moglie. Andiamo dalla mia clinica, andiamo dalla mia clinica. Dove è andata? Mo è scappata. Ramona, eccoti. Ecco, stanno andando alla clinica a suonare. Meglio? Bueno, così almeno riposi. Buonanotte, mi mancherai. Sicuramente, immagino. Ma in che senso? Certo che mi mancherai. Ma sicuro, certo. Ma non ho sonno, che faccio? Vengo a dormire e poi dopo girarmi nel letto e darti fastidio? Evito. No, no, figura. No, no, ecco. Assolutamente. Stiamo scherzando. Aspetta che è arrivato un piccione. Che te pareva? Apri la finestra, eccolo, è fuori lì. Apro io. Grazie. De nada. Miralo, miralo. Lo sto mirando. Sentiamo, di chi è? Di Mattias? Vediamo di chi è, vediamo un attimo. Ora, è di Mattias? Te pareva? Allora, aspetta, cosa c'è scritto? Buonanotte. Sita, domani... te do la carne, riposa bene, qualsiasi cosa habla conmigo, vale, 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 buenas noches, vale,
Ma in che senso qualsiasi cosa Tu avrà vai a, fatto vai a dormire su, ora vai a dormire su. Ecco, non lo so. Vado a Vai, riposare, ecco, vai a dormire su, vai a dormire su. Buonanotte. Ecco, non mi dai un abbraccio, un bacio, un No, qualcosa, una buonanotte. no, no, buonanotte. Ma vedi come mi tratti, cioè io non lo so. Va bene. Allora, buonanotte, ti auguro sogni Te d'oro. chiedo per favore di Mi non sto dirmi. allontanando, ma infatti mi sto Te chiedo allontanando, per ti sto favore di solo. non dirmi come ti tratto, perché Ti se no sto ti devo solo. ricordare come No, ti no, ho no, trattato io. non mi chiamo Mattias io. Buonanotte. Scusami. Ma che cazzo? Oh! Ramona, Ramona. Vai su. Salve. Ma? Ah. Audi, partner. Audi, Audi. Ramona. Ciao, Ramona. Buonanotte, eh? Eccovi. Marigoldi. Voi mi fate litigare con mia moglie. Ma lei deve stare Dottore. qui, non deve stare sempre con le mogli. Deve allontanare un po' da lei, deve essere un biccione, Moglie volatile. vuoi, devi Deve fare quello che volare. vuoi. Si prenda un bel bicchiere di rum e stai sempre qui con noi, e canti con noi. Cosa state cantando? Sentiamo. La storia. Prima abbiamo fatto la musica su di lei, piccione. Vero? Sentiamo. Veramente, io la cantavo e mi è uscita perfino una lacrima, pensa. Ah sì? Perfino il lupo, la testa del lupo, mi è uscita una lacrima. Ok. Voi cantate così mi rullo un po' di fango. Vai, parti, parti, ste. Un, due, tre. Aspetta, aspetta. Non ti piace questo, lo Devo so, questo capire. qui è. No, no, lascia, lascia, lascia. Mi spiace che stai andando a dormire, però l'avevo capito. Che sei stanca. Che Brindiamo al sei domani stanca. e alla sua gioventù, perché l'aggressore non torni mai più. Ah, non vai a dormire? Ma come? Ma Che sei detto? Vabbè, messicana Ramona è andata a perfetta, la dormire. sorte Allora funesta, seguimi. con Ah, a proposito, sangue ma tu non hai piccione visto? avremo una casa. No, no, ci sta, l'avevo capito. No, ma hai fatto bene. Preparati, Strauberti, Dicevo, ma tu non hai visto vinceremo il insieme. sogno? Dopo, appena arriva la notte, Non lo so mi dove dici sia. com'è, ok? Rimani accanto al piccione, su. Se ti fa piacere. Bravo, 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 veramente bravo. Però ci vuole. Ci fossero i tamburi. Avete bisogno dei tamburi? Sì, dai. Ecco, sentiamo, dottore. Cantate, Le palle Era. penzolon, arrivano gli indiani, ci tagliano i coglion. Oh, Susanna, non piangere perché le valle di ricambio nel taschino del gilet. Vabbè, te la vedi tu, ma perché non ha... Ma Na 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 na. scusami un attimo. Quelle tasche Ah, bucate quando vuoi tu sei mia erano poche. moglie. Ah, Ma cosa ci vuoi ok. fare? Se la Susanna lava, ma lei era terribile. Perché? Parla lupo, parla. Perché non si sa com'è che andarono. Ma lei non stava bene perché era a Messico Come non lo e sei? tagliò le palle al piccione Ma come davanti a non lo sei me io? perché noi Ecco, cantavamo adesso quando non lo lei è. dormiva bene. 5 secondi Allora fa lo era, piccione adesso non si più. riprodurrà. Na na na
Adesso non lo sei? Ci vuoi fare? Nada del nada, eh? Ecco. Nada del nada. Nada del nada. Solo ed esplicitamente per te. Stai perdendo i colpi da te. Ma da quanto tempo ti sto dicendo di farne un altro? Bene. Questa è un'altra sempre per il lupo. Lupo, parti e fagli vedere al signor Picciano come si canta. No, una volta per sempre. No, no, che c'è? In poche parole, voi due vi conoscevate o vi state conoscendo adesso? Ci stiamo conoscendo. Però il signor... Ah, grande coppia. Grande coppia. Silenzio, silenzio. Ehi. Uno, due, tre, quattro. Sono pazzi questi quel due. Quel giorno camminavo su una pianura, incontrai un cervo con una mela. Ma bocca. Me ne devi fare un altro. Lui si mise a correre perché era spaventato. Gli chiedi un lupo, lo vide e si mise perfino a correre. Vidi un piccione che mi arrivai. Lupo, ho capito che io sono, canto. Arrivò questo piccione dall'alba del tramonto con solo una messicana accanto e non molto. Ma un giorno lui poi vide Stendhal morso di lupo, decide di accoglierlo nella sua strawberry. Evitate di mettere mia moglie nelle vostre canzoni, perché vi spacco la faccia da prima all'ultimo, evitate! Arriva e perfino un gran dottore, il suo ecco. Nome era Bob, Bob Beck, lui veniva da Blackwater, ma... Gebedia! Ma dai, stanno contando così! Guarda chi c'è, Ramona, guarda chi c'è! C'è Gebedia, il bastardo! Guarda chi è arrivato oggi, il dottore è arrivato. E parti con la mia zaina. Oh, c'è chi capesta il fango, ma c'è anche chi se lo fuma. Gebedia, c'è Ramona. Attento che ti banna, eh. Dottore. Comunque, mi potete dire quello che volete, ma non esistono come me. In che senso? E non esistono. Delle copie come voi? Ovviamente. Ovviamente no. Avete il mandolino incastrato fra le dita, insieme alla pipa. Ecco, però la pipa è rimasta incastrata. La pipa rimane sempre. Lo so. Capita, capita. Però che facciamo, no? Lo so, voi fumate sempre la pipa, fate bene. Quindi mi state dicendo che il signor Arthur a breve verrà? Non si sa quando, però. Oppure non verrà più. Ma io non ho parlato di niente, non so di chi sta parlando lei. Arthur, Arthur, il vostro collega. Ah, Arthur, viene, Arthur. Sì, sì, viene. Arthur. Arthur, Arthur, una bravissima persona. No, Jackson no. Ma non è Joe. Lo si chiama Arthur? No, Joe. Sto confondendo. Ah, mi sto Joe. Confondendo. Vabbè. Arthur, chi cavolo è Arthur? Diciamo che sarà un nomignolo, su, dottore, sì, mi sono confuso. Joe, insomma, quello. Comunque, sì, arriva. Sentiamo, dottore, cosa ne pensate di questo morso di lupo, questo giovanotto? Gli diamo una possibilità o gli tagliamo le gambe subito? No, un bravo ragazzo. Sicuro? Sì, altrimenti sì. Lo ammazziamo. No, io direi di dare una possibilità a tutti. Come fa sempre lei, Picciano. Infatti... Giustamente ci sono dei requisiti da rispettare all'interno della città. Vero, sentiamo. Vada, dottore. Vero che non bisogna camminare a cavallo. Perché il signor Piccione danno fastidio ai cavalli intorno ai piedi. Un attimo, arrivo. Ah, Lucard, ci sei? Gebedia, ci sei? Aspetta un po'. Tonqua, ci sei? Dove cazzo sta il bosco? Guarda che ci siamo inventati, io e Tonqua. Te lo facciamo vedere? La mia musa ovviamente è Tonqua, no?
E da una sua idea, vedendo i video e vedendo le live con i sogni del piccione, le versioni particolari del piccione, perché è arrivato stanco il mio cavallo? Già stanco? A posto. Aspetta un po'. Lascia stare, che a me è morto Ragnar, me ne hanno dato un altro, che cucciolo, lascia stare. Sono incazzato, mi è morto Ragnar. E dice che è morto, però poi vedendo sotto dice che è vivo. E quindi non lo so. Devo andare a riposare, in che senso? Devo andare a dormire? Tra un po', tra un po'. Che dici, qua si vedrà bene? Che ne pensi? Dici? Giovedì, ci sei? Anche gli altri, nel caso in cui ci sia qualcun altro. Allora, questo è il sogno. Aspetta, ma se non hai visto ancora nulla? Ma stai zitto, ci sei, stronzo? Ci siamo? Guarda, guarda l'altra parte, guarda l'altra parte, Lucard. Adesso, adesso. Bello? È la mia ispiratrice, la signorina Tonqua.
La mia musa. Allora vi spiego. Li abbiamo montati stanotte, stamattina, oggi pomeriggio. Sono tre video che ho editato io con Tonqua, mettendoli in sequenza, in sincrono con la musica, dei green screen, degli effetti, dei tagli, delle transizioni, cioè quindi non... poi sai benissimo com'è Ramona, che è molto precisina, giustamente, per fortuna, quindi anche al minimo particolare, specialmente alla fine, ci abbiamo messo un botto. No, veramente bello. Hai visto che bello? Sperando si sia capito il senso, però vabbè, io l'ho capito, ben fatto, a me mi fa piacere. Oh, ma tu hai intenzione di tornare con gli altri oppure no? Dai, giovedì, dai. Ma perché, che ho fatto? Ma no, stavo levando l'HOD, ecco perché. A proposito, Tonqua, nel caso in cui, già che sei a casa lì al computer, cerca di trovare le secondi parti, le terze. Ti crasha? Ma come? Ah, è vero, tu avevi già problemi tempo fa. Mi dispiace. E vabbè, tu lo sai che quando vuoi noi siamo qui. Adesso un po' alla volta la gente sta tornando, è tornato anche il dottore, poi c'è anche questo ragazzo che ruola il norreno, già l'avevo incontrato in altri server. Un po' alla volta. Perché è un peccato vedere Strawberry così vuota, senza nessuno, capito? Poi magicamente, adesso senza fare critiche, magicamente quando si ruola e c'è una storyline parlata, senza violenza, senza attacchi, senza assalti, senza gente... con le bandanas o mascherata, o che cazzo ne so. Ci sono pochi spect, uno, poca affluenza nelle varie cittadine. Invece dove c'è violenza, assalti, gente armata, con le bandane e cose simili, invece c'è più gente. Chissà come mai. Quindi secondo me lo stereotipo della gente bacata che non ha capito un cazzo dell'RP c'è ancora. Cioè, questa non è una critica, questa non è una critica, ma è una conferma alla mia tesi di anni e anni. Ma anche nelle live non c'è nessuno. Magicamente, se si va a guardare qualcuno che sta attaccando o che abbia da fare un perma, specialmente il perma. Va bene, buonanotte, buonanotte, buonanotte. Ciao GBD, ti aspettiamo. Quando vuoi, sai dove trovarci. Poi, ma sia ci sono le scene perma, 7000 persone. Vabbè, un numero così. Purtroppo la gente... Buonanotte, buonanotte. Purtroppo la gente è ancora con i paraocchi, dove... vede l'RP come non un momento conviviale dove parlare, dove confrontarsi, anche discutere, parlando, no. Solo assalti, rapina in banca, assalto al carro, assalto al treno, scene perma, scene di violenza, mutilazione, alleluia, ma sia c'è anche una mutilazione, ovviamente che sia...
concessa con ticket da parte dello staff, per fortuna. Io ho avuto anche da ridire qualche giorno fa con tutti quanti, perché da quello che avevo capito qua la gente incomincia a divertirsi mutilando, con mutilazioni gratis. Io mi riferivo a questo, ovviamente. Se invece c'è un ticket aperto con la conferma da parte dello staff, con varie motivazioni e motivazioni validissime, ovvio, viene concessa. Ma se è un pelle rossa, si alza la mattina perché non c'è un cazzo da fare, ti assale, ti rapisce, ti lega, ti squarta, per poi dopo conservarsi il lobo oculare o il ditino o il piede o la palla destra. Quindi prima stavo intendendo, quando fai sogni non fare F8 perché è una brutta da... lo so, devo prepararmi qui sullo stream deck già le parole, lo so, va bene, adesso aggiusteremo anche quello. Con questo dicevo, non è critica assoluta, ma era una conferma, una tesi mia vecchia di secoli e secoli fa, era tutto qua. Poi per il resto, ma basta solo girare Twitch o andare in giro, è così. Io non mi abbasso a questi compromessi, non mi interessa, quindi se volete l'RP parlato venite qui a trovarmi, altrimenti non seguitemi, perché assalti li faccio pochissime volte, anche se ho insegnato io a fare gli assalti alla gente, qui su Red Dead Redemption specialmente e anche su 5M, vabbè, però pure un'altra questione, non vorrei parlare sempre di me stesso, io, altrimenti Tonko si incazza e mi banna, giusto? No, non era una critica, però era una conferma. Con questo chiudo il discorso perché mi sono stancato di dire sempre la stessa cosa. Facciamo una cosa, anche perché mi sono rotto i cosiddetti, facciamo una semplicissima cosa che è questa. Non andate via, vabbè che siamo io e basta. Andate a seguire Pat, ci vediamo domani. Buonanotte.